Buongiorno. Allora, oggi è il 17 di giugno e sto andando da Giulia perché iniziamo il corso preparto oggi. Sono contenta. Sono contenta anche perché in teoria non avremmo dovuto cominciarlo insieme, ma ci hanno fatto un favore a metterlo insieme perché io praticamente, lei partorisce a fine settembre e io i primi di agosto, stavo dicendo, di ottobre. Cos'è questa fila? Io lo sapevo! Ero stranamente in anticipo oggi, ho detto o incontro una mandria di mucche che stanno manifestando contro qualcosa, contro qualche caseificio, oppure trovo fila, e infatti fila. Ero puntuale oggi, sono le 10.25, devo essere da lei alle 10.30, ero quasi arrivata, lo sapevo. A passo d'uomo. Vabbè, comunque, non avremmo dovuto farlo insieme perché appunto lei è fine di settembre, io inizio di dargli questo agosto, di ottobre. E, però ci hanno fatto il favore, abbiamo tipo implorato, dai faccelo fare insieme, dai per 10 giorni, ma che vi cambia, dai, alla fine ce l'hanno fatto fare. E, quindi contentissima quando ci hanno chiamato. Ah, comunque vabbè, nel frattempo vi aggiorno leggermente sui lavori. È un caos perché io e Maris abbiamo due gusti completamente diversi, nel senso abbiamo intenzione di fare casa moderna, però Maris ha dei gusti a mio parere pessimi. No dai, poverino, a me non piace il suo genere, magari sì, ci troviamo su una cosa, ma l'accostamento proprio non riesce a trovarlo, se lo trova tipo pavimento a pua e porte a righe, cioè zero totale. Ci scagniamo prima per il pavimento, poi per la porta, poi per lo zoccoletto, poi per i muri, poi per l'armadio, poi per quello, poi per quell'altro. E ancora siamo al 20% di casa, diciamo. Quindi avevamo scelto un tipo di pavimento che a me piaceva molto, anche a lui. Poi quando siamo andati a vedere le porte, lui si era fissato con un tipo di porta che con quel tipo di pavimento non c'entrava nulla. Allora ha detto, va bene, cambiamo, visto che lui si era fissato con sta porta, va bene, cambiamo i pavimenti. Nel momento di scegliere lo zoccoletto non gli piaceva, quella porta non ci stava più di nuovo. Quindi ora, per non cambiare di nuovo pavimento e zoccoletto, ricambiamo di nuovo porta. Ecco, qui siamo entrati nel vicolo. Nicolas, preparati che ora si balla, mamma. Oh, sono di una puntualità allarmante oggi. Aspetta, no, devo far vedere questo. Sono di una puntualità micidiale. Sono le 10.30 e siamo arrivati da Giulia. Dove mi parcheggio? Così me lo prendono. Ma io non vedo. Ma prendo il palo? È giù. Olè. Ciao YouTubers. Voglio inquadrare il quadro? No. Ecco il bellissimo quadro di Giulia. Che tu ovviamente lo vedi appena entri, cioè tu entri. No, va bene. Non è il mio. NCS, non ci siamo. Quando il proprietario verrà a levarlo, sta capellona mette in ansia. Che pancia. Allora, facciamo l'evoluzione della pancia. Aspetta. Quando è che abbiamo fatto quel video? Boh. Guarda, più grossa la sua. Ma esci? E io sto più avanti di lei. Ma non vuol dire, ma guarda che. No, dai, su, siamo simili. Ma che senti? Ma te sei, ma perché la tua pensi che è piccola? Giulia, racconta del tuo. Di quello che ti è successo, perché hai fatto preoccupare un po' di persone. Vabbè. Ah, grazie, intanto volevo ringraziare tutte. Allora, non tutte quante lo sanno perché non era stato l'annuncio ufficiale. Sì. No, allora, perché io l'ho scrissi su Facebook, però sono quelle là che magari seguono su YouTube e che non seguono su Facebook e che non lo sanno. Allora, praticamente accadde. Hai un minuto di tempo. Allora, un mese fa ho avuto delle piccole contrazioni e il mio utero si è accorciato. E perché non so, di sola uscire, ma. Voleva uscire. E quindi. Ah, quindi mi hanno ricoverato molto. Erano molto preoccupati. Anche tu, vero?
Sì, io pure piangevo. E niente, quindi poi ora sto bene, sto sotto pasticche. È pasticchiata. Pasticchine, ora tutto a posto, niente. Ora facciamo il corso preparto. State bene. No, comunque sì, è bellissimo, bene, perché grazie, io... veramente tanto affetto, carine. Carine, carine. Giù, ma sto stendino... questa è la cosa di tattiche del Gerardo. Infatti, ma come si regge? Comunque, ragazzi, io non è che ogni giorno cambio casa. È perché l'altro video stavo in un'altra casa, però ora no, però sì, perché vabbè, si vede solamente fuori. Sì. Basta, via. Però questo bellissimo stendino che... Beh, ma che no, stendiamo... No, Cri! Ah, no, Cri! Dai! No, no. Cri. Ecco come io ho parcheggiato. No? Cioè, guarda. Guarda, è precisa, guarda. È precisa, è da pazzi. Guarda, sei in bilico. Oh, oh, Cridi, che accende la macchina. È accesa la macchina. È silenziosa. Ora qua non posso girare. Sì, sì, gira qua. Ma non posso. Gira! No, aspetta, faccio il giro. Ma caldo! Gira qui. Già siamo passate davanti lì, giusto? Lì. E davanti. C'erano già quelle che già mi stanno su le palle. No, dai, no, no. Non le dire. Io ho fame. Non mangiamo il caso? No, ormai. No, è presto. Vabbè, è presto, è 41. Poi dici a me che mangio. Ma che ci vuole, un pezzettino di pizza? Dire per forza se vanno in farmacia, sembrava che ho visto due agnelli. Ma siete incinte! Ma siete insieme? Ah, due femmine! No, vi ho fatto la coppia. Oddio! Beh, fareste le mie prime due incinte dell'anno. Devi girare qua. Per forza, di là, di dietro. Oddio. Cosa? Io sono bravissima a guidare, guarda. Sì, sì. Io mi tengo, non si sa mai. Ai, e mi colpisce le costole. Bravo, tu che puoi. Meno là. Grazie. Sono una burina nei video, terribili. Ma ragazzi, io mi sto pure per laureare. Non sono così burina, veramente. Mamma mia, tutta romanaccio. No, devo... Gerardo mi fa, fai schifo un video. Che amore. Ma devi parlare in italiano. Cos'è quel burinese? Va bene, però non saresti tu. Giusto. Lord. Cioè, come se io parlassi in italiano. Cioè, no, io sono sbaglio un verbo, non sono io. Senti, giù, manca un quarto d'ora. Io un pezzettino di pizza non mangerei. Ah, da sciatella, allora. Ovvio. Ah, ieri ho fatto una pasta di pomodoro, quella è buona. Ma non te li puoi mangiare, hai detto? No, perché questa me l'ha cucinata mia suocera, poi l'ha congelata, quindi tutto era stato tutto sterminato. Ho ricotte io. Senti, già, cioè, non andiamo a mangiare, come spegni? Oddio, Cri. Così. Allora, Gio sta facendo una ricetta al volo perché sono le due e stavamo tipo morendo di fame. La famosa pasta di Giulia è che da liceo si protrae tonno e lime e limone. Acidità, no, buonissima, perché ragazzi, vabbè, veramente se ci avete questo, perché è una tecnica particolare di scolamento della... Sì, pensa che schifo soglio, però allora praticamente se veramente ci avete fame e arrivate tardi, che vi fate? Il tonno c'è sempre. Il limone, almeno se proprio non c'avete. Mazza quanto c'era. E se non c'avete quello colto, io per esempio non ce l'ho mai, me l'ha portato il mio babbo dal suo orto. Ci sta al massimo quello che fa un po' schifo. Il succo, però va bene comunque. E ok. Mi devo assaggiare. Quindi facciamo. No, che cosa sta? Allora fate le mani. Quindi facciamo così. È una pappetta. Una pappettina, poi mettiamo un po' d'olio. Perché c'è l'olio? No, vabbè, l'olio un po' crudo extravergine. Poi. Forza, su, hai pochi minuti. Dai. Prendiamo un limone. E facendo attenzione ai nodi. Se avete Cristina a pranzo. I semi. Se avete Cristina a pranzo, lasciate i semi. Perché arrivavamo da torno una volta per tutte. Tanto me ne mangio pure quelli. Ecco. E spremiamo con molto amore e passione. Ma quindi aspettiamo che la pasta bolle, poi dopo vi faccio vedere il risultato. Oh, sembri una nuova Parodi. Com'è andato questo corso? Quanti siete? Che fate? Quanti perché siete? Ti sei preso... Vabbè, è iniziato tipo con 45 minuti di ritardo. Era mezzogiorno, abbiamo iniziato a mezzogiorno e 45. Ovviamente ci stavamo divorando le braccia, ognuno. Giù, perché cola quest'acqua?
iniziato a 45 minuti di ritardo, era abbastanza tardi, però abbiamo iniziato, abbiamo fatto le deficienti come al solito, ci siamo fatte riconoscere. Mm-hmm. Poi siamo le più piccoline. Sì. Io e te siamo le più piccoline, 23-24 anni, la più grande ce n'ha 30. Io ho subito indovinato le pance, nel senso prima delle presentazioni dicevo le aspetta maschio, le maschio, le maschio, le femmine, le femmine, le femmine, ci ho azzeccato tranne una. E niente, ci dobbiamo comprare la palla. La palla. La tecla, quella che fa bla bla bla. Vabbè, tanto per spendere qualche soldo in più. Basta. Quando è il prossimo incontro? Martedì. Martedì? Però sarà molto utile, poi c'è anche l'incontro con i papà. Aspetta, un incontro solo. Mercoledì 25. Allora, ginnastica in gravidanza con l'utilizzo della palla, stile di vita in gravidanza, i cambiamenti del corpo in gravidanza, i miracoli della vita filmato, tipo a scuola. Sì. Con okay. Quelle immagini dell'utero, sicuramente dello spermino, vero? Che schifo. Che schifo. Alice è quello, eh. Con la tua pasta? Con la tua pasta abbiamo mantecato e la pasta è pronta. E basta, cioè non ci aggiungi... non ci aggiungi altro? Cioè, nel senso olio... Basta. Olio, ci ho aggiunto un po' d'olio, ma mangiamo perché c'è la mamma fame e spegni questa telecamera. Dai Giulia, io sto per andare via. Ok ragazzi, questo vlog, che fai il vlog? Sì. Questo vlog è finito, un bacione. No, un bacione da parte tua, io poi finisco. Da parte mia. Ma pare embriaca. Sì, un bacione da parte mia e al prossimo vlog. Grazie. Abbiamo appena salutato Giulia. Abbiamo mangiato da lei. Il corso è durato... un'oretta, calcolando che ha iniziato tardi. Però vabbè, quindi siamo arrivati a casa tipo affamatissime. Abbiamo mangiato e ora sto correndo già via con questo caldo bestiale, tropicale, africano. Più ne ha più ne metta. Perché ovviamente ci sono problemi con i pavimenti e ora devo andare a correre dal pavimentista? Da quello dei pavimenti, perché sono di nuovo da cambiare. Che quel tipo di pavimento che avevo scelto arriva a fine settembre. Per fine settembre casa deve essere già pronta. Avevo intenzione di fare un altro pezzo di vlog diverso dal solito, però c'è stato questo contrattempo e come al solito devo chiudere i miei vlog. No, veramente inizio e chiudo i miei vlog in macchina. Comunque il corso preparto è stato carino, anche se non abbiamo fatto niente di che. Quindi il prossimo incontro sarà prossima settimana e dobbiamo andare a comprarci questa palla che si gonfia, che è utile anche per il travaglio. Quindi dovrò trovare il tempo ad andare anche da Decathlon prima del prossimo incontro, perché lì veramente si trova tipo tra i 10 e i 15 euro. Quante cose, oh, ma che è? Il bambino ancora non è arrivato, figuriamoci dopo. Comunque adesso sono quasi arrivata, concludo per l'ennesima volta il vlog con in macchina. Niente, dai, vi mando un bacio, ciao!